Cominciamo allora dall'Ariete. Nella stabilità soffrite, così passate la vostra vita a costruire stabilità e a disfarla a ripartire da zero. Ora vi sentite un po' distratti e innervositi, ma anche molto stimolati. Toro, queste due giornate saranno molto importanti per gli incontri, dunque via libera. Nell'ambito del lavoro, occhio ad una persona del Leone che potrebbe tenervi testa e promettervi cose e non mantenerle. Gemelli, giornata che inizia in maniera tonica. Avrete bisogno di rassicurazioni soprattutto in amore. Chi parte in questi giorni avrà successo dal punto di vista sentimentale. Chi riesce a fare un lavoro creativo, bello, positivo, ora avrà più stabilità. Cancro, conta la volontà, ma dovreste dimenticare tristi trascorsi per potervi rinnovare e non addossare su altri problematiche che non c'entrano nulla, soprattutto sulla persona amata che invece è sempre dalla vostra parte. Leone, qualcuno potrà incontrare il grande amore e questo mese potrebbe essere il mese buono dell'anno. Chi progetta una convivenza o un matrimonio sarà premiato. Anche il lavoro sembra essere cominciato bene. Vergine, cercate di non stare con le mani in mano. Il desiderio di stare meglio e di fare ciò che si desidera è forte. Chi si è separato ha trovato già un nuovo riferimento o sta bene da solo. Chi è in coppia invece la sfrutti. Bilancia, chi ha un'attività in accordo con parenti e persone care in questi giorni è molto arrabbiato. Attenzione alle storie che nascono con particolare vigore. Potrebbero portarvi soltanto delle brutte notizie. Scorpione, c'è una grande promozione in vista. C'è chi cambia ruolo o ditta o chi inizia a fare qualcosa di suo anche di diverso. Le stelle invece non portano l'amore a domicilio, ma chi si offre all'amore avrà qualcosa in più entro poco. Sagittario, ogni tanto sentite il bisogno di avere un buon contatto con la realtà, con l'ambiente che vi circonda. Oggi è una giornata di quelle. State lontani però dai seccatori o da chi vi dice sempre di no. Capricorno, qualcuno potrebbe perdere le staffe oggi. Attenzione a non prendersela con chi rappresenta un ostacolo. Gennaio sarà il mese del dentro o del fuori definitivo, ma solo per le coppie in crisi. Acquario, oggi sarà una giornata speciale per voi, ma già da domani c'è qualcosa di bello in questo cielo. Anche un recupero psicofisico che coinvolge la mente e il cuore. Pesci, avete bisogno dell'assistenza di altri, avete bisogno di un po' di conforto e protezione in più. State cercando un po' d'amore, anche se non lo chiedete perché siete spesso molto orgogliosi, ma siete anche tanto desiderosi di affetto in questo periodo.